Giuseppe Di Leva, buonasera, accanito appassionato, frequentatore dal Museo Archeologico fino a qui a Ercolano, ha seguito minuto per minuto tutto il convegno. Noi, prima di scrivere i nostri articoli, sbirciamo i suoi post che sono sempre di grande profondità e ci allievano e ci aiutano nel lavoro. Giuseppe, possiamo prendere? Certamente. Possiamo riprendere i tuoi post e rubarti le tue fotografie? Quelle sono delle, una specie di moschine, no? Come si faceva? Infatti. Servono in effetti per dare un quel senso del, per stimolare, per attirare l'attenzione. Ovviamente non è un approfondimento, anche perché il mezzo social non lo permette, deve essere soltanto un input. Poi è chiaro che questo è un convegno, tra virgolette, molto impegnativo, anche per la quantità di cose che abbraccia, per l'arco temporale e soprattutto l'arco geografico, che è particolarmente estesa. Sì, perché sono temi che per esempio oggi si concludono in maniera direi naturale, cioè con i siti vesuviani, ma in effetti hanno abbracciato tutto l'orbe terrestre. Dell'archeologia, quindi sono passati addirittura, siamo andati in Africa. Le novità di rilievo che hai avuto modo di notare in queste, sì, allora, soprattutto nella giornata di ieri, che non eravamo presenti, allora, quindi non abbiamo potuto cogliere. Io ho segnalato in effetti tre interventi. Uno sulla sala delle maschere, la casa di Augusto Palatino, che attraverso uno studio, diciamo così, di carattere ottico, propone una visione, diciamo, immersiva della pittura, cioè nel senso che chi entra all'interno di quella sala entra come se entrasse in un altro mondo, quindi diventa parte di un universo fenomenico completamente totalizzante. E secondo, poi ho segnalato l'intervento di una serie di studiosi, tra cui Massimo Limoncelli, che conosco, per quanto riguarda San Giovanni in Laterano, dove c'è un complesso ospedaliero che ha restituito una serie di pitture tardo antiche di quarto secolo, che sono assolutamente inaccessibili per il pubblico, ma che attraverso una serie di ricerche, poi di rielaborazioni in 3D, permettono di avere poi la possibilità di vederle e non di ricostruire, cioè un sistema virtuale. Che è interessantissimo. Sotto l'ospedale romano di San Giovanni in Laterano sono state trovate queste pitture di IV secolo dopo Cristo. E poi c'è queste pitture straordinarie in Slovenia, in questa città che era una colonia romana molto florida, sulla strada che portava da Aquileia a Carnuntum. Questo era un municipio romano che si sviluppa e diventa florido proprio perché si trova su una grande direttrice commerciale. Poi hanno tutta una serie di edifici di carattere pubblico che vengono costruiti, in particolare il Tempio di Marte, noto in tutto l'impero, ma gli scavi che sono stati eseguiti in questa città, in Slovenia, che sarebbe poi l'antico Norico, vicino più o meno a Norico, Pannonia, sono quelle zone un po' che comprendono la Slovenia, l'Austria, in effetti hanno trovato delle case che erano state distrutte ovviamente da sovrapposizioni successive, che hanno restituito delle pitture straordinarie che noi potremmo chiaramente trovare addirittura a Pompei, una similitudine eccezionale. 1,30 m di altezza, hanno restituito una zona mediana a pannelli rossi e uno zoccolo a fondo nero. E su questo ci sono poi anche dei frammenti pittorici dei tetti di questi casi che sono stati ricomposti, alcuni hanno restituito figure di un eos, di una psiche, e poi dell'atto di ne abbiamo visto il questo posto più o meno la giornata di ieri, ma quelle cose che mi sono parse interessanti. Poi in effetti io considero probabilmente questa la giornata più importante, perché si è svolta da Ercolano, poi queste conferenze qui, che proprio, anche proprio dal punto di vista formativo, perché probabilmente i vesuviani hanno dato delle risposte importanti. Infatti dopo avremo De Simone, ci sarà Antonio De Simone, Salvatore Bisabia, Stella Bisabia e Greta Stefani, che presenteranno un lavoro
anche lui molto interessante. Ma in generale questo è un convegno che sicuramente lascerà Intanto tracce. Giuseppe, sei stato convocato per moderare un Sì. evento Alma, ce lo vuoi raccontare? Sì, allora è una cosa molto simpatica, sono stato coinvolto in maniera anche un po' Scherzosa. arbitraria. Vabbè, comunque ringrazio Alessandro Luciano, che è l'autore di questo volume, che narra in maniera romanzata la vicenda ormai abusata tantissimo del viaggio di Plinio per soccorrere i disgraziati, i vesuviani dell'epoca. È un bel racconto che fa entrare in una storia di 2000 anni fa e fa toccare i personaggi proprio come se fossero fatti di carne e sangue. Quindi è un romanzo non molto impegnativo proprio dal punto di vista scientifico, come vogliamo dire, però scritto da un archeologo, acquista un Diventa un valore racconto molto da una più prospettiva interessante. interessante, e soprattutto L'appuntamento è per... sabato 21 settembre alle ore 18 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Modererò questa presentazione con l'autore Alessandro Luciano e con la pregevole partecipazione della docente Rosaria Ciardiello, che farà una panoramica sulla vicenda, diciamo così, La vicenda storico-archeologica. cronaca Sì, verità storico-archeologico di Plinio. Quindi Facebook. sarà una cosa molto leggera e simpatica, con letture anche di un attore che Ci fa molto di leggerà. piacere, ti facciamo i nostri Sì, complimenti e grazie. ti ringraziamo.